Cari fratelli e sorelle, questo è il tempo in cui è il tempo opportuno, il tempo favorevole. Tante volte ce lo siamo detti, lo abbiamo detto anche il giorno del mercoledì delle ceneri, ma forse questa parola è rimasta chiusa nella cornice della ritualità. E invece improvvisamente ci siamo ritrovati in una cornice diversa, in una cornice inedita che non avevamo previsto, ma comunque rimane per noi un quadro tutto da dipingere. Il tempo favorevole, l'occasione nella quale è importante, anche rimanendo a casa, in un tempo in cui possiamo riscoprire le cose belle, la bellezza, così come questa donna in un campo di concentramento ha saputo comunicare attraverso la bellezza della musica il valore salvifico, la bellezza, quella bellezza che passa attraverso il volto misericordioso del Padre. Solo un volto che sa sorridere, solo degli occhi che sanno perdonare, comunicano la bellezza. E Dio la sa comunicare attraverso la sua misericordia. E allora, più che mai, in questo tempo per noi favorevole, siamo chiamati a pigiare questa misura che sarà colma, traboccante, quando noi meno ce l'aspettiamo. Ecco, la Pasqua giungerà nel tempo in cui, ecco, questa misura la sapremo con pazienza pigiare e versare con amore, con misericordia in questo tempo. Ecco, auguri di cuore, voglio comunicare anche a voi, con la presenza dei frati qui, che questa Eucarestia, come ho detto all'inizio, ecco, vuole essere da parte nostra il modo con il quale vogliamo essere vicini a voi.